Ritengo importante, anzi direi doveroso, che in questo luogo, che è il cuore della democrazia italiana, venga ricordato George Floyd. È importante ribadire anche in questa sede, in quest'Aula, un no forte e chiaro contro ogni forma di discriminazione. E come è stato detto ieri molto bene nella bella piazza del popolo, io qui lo ripropongo. Io non respiro perché sono donna, io non respiro perché sono disabile, io non respiro perché sono immigrata, io non respiro perché sono ebrea, io non respiro perché sono musulmana, io non respiro perché sono gay, non respiro perché sono lesbica, non respiro perché ho la pelle nera. Black Lives Matter. Grazie signor Presidente. Io credo che la sceneggiata che abbiamo visto ieri qui nell'emiciclo della Camera dei Deputati non c'entri niente con il razzismo. Tutti noi condanniamo il razzismo senza ambiguità, ma queste sceneggiate squalificano anche le lotte contro il razzismo.